Bella picciò, qui Flo e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio del Possible Winter Trespass. Quindi se volete guardare i vecchi episodi troverete il link della playlist in descrizione. Iniziamo subito con il primo giocatore che è Alessio Cerci, giocatore famosissimo che attualmente gioca in Atletico Madrid. Cerci è abbastanza insoddisfatto a Madrid perché non è un titolare fisso, quindi molto probabilmente l'ex Torino lascerà l'Atletico a gennaio. L'Inter vorrebbe acquistare Cerci perché Mancini ha richiesto un giocatore di qualità. I nerazzurri hanno chiesto il prestito, ma Simeone cerca di tutelare e difendere la sua scelta che ha fatto durante l'estate. Per questo, per farlo partire, serviranno all'incirca 15 milioni di euro. Questa è l'Inter di Mancini con Cerci. Adesso Mancini adotterà il suo classico modulo 4-3-1-2, quindi Cerci agirebbe alle spalle delle punte, ma in quel caso ci nascerebbe una sorta di competizione tra Kovacic, perché il croato è un titolare inamovibile, quindi il posto da titolare non sarebbe tutto sicuro. Il prossimo giocatore invece è Mata, giocatore spagnolo che attualmente è al Manchester United, ma di certo non è nelle grazie di Van Gaal perché lo fa giocare pochissimo. Infatti alcuni giornali inglesi dicono che Mata abbia chiesto la cessione. Valencia e Atletico Madrid sono sulle sue tracce e la squadra di Simeone, che tra l'altro forse il prossimo anno allenerà il Manchester City, è in pole position per l'acquisto dello spagnolo. Lo United ha chiesto 30 milioni di euro e mi sembra un prezzo giusto per un giocatore come Mata. Questo sarebbe Atletico Madrid con Mata: si giocherebbe un posto da titolare con Arda Turan perché hanno la stessa posizione, quindi giocherebbe come un classico trequartista alle spalle dell'unica punta che è Mandzukic. Chiudiamo l'episodio con una delle notizie più scioccanti dell'intera settimana, cioè l'intenzione di portare Gareth Bale al Chelsea. Mourinho vuole il talento gallese tra le sue fila e il Daily Express ha svelato che il Chelsea sarebbe pronto a sborsare 90 milioni di sterline, che equivalgono, se non sbaglio, a 95 milioni di euro per l'ex Tottenham. Questo sarebbe il Chelsea con Bale, cioè sarebbe una squadra allucinante con Bale, Costa, Oscar che ha rinnovato fino al 2019 e Hazard. Il Chelsea si candiderebbe ad essere una delle squadre più forti del mondo a fianco di Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Comunque, anche per oggi è tutto. Io vi invito a lasciare un like al video e alla pagina FIFA Ultimate di Mita. Iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Flo. Bella.